sono contenta, come sono emozionata. Ecco, infatti, quando mi emoziono mi viene la flautolenza cronistica. Me l'ha detto la dottoressa. Vabbè, lasciate ben che mi presenti. Io sono Pulidora Beccafichi, d'anni 102, vedova di 11 mariti. Adec, onsmare, 11 mariti non sono mica pochi, eh? Ma adesso che ho compiuto i 100 anni, sono molto contenta che finalmente ho fatto, mi sono fatta un regalo, mi sono fatta il testamento, perché sapete, quando, da quando ho compiuto 90 anni non si sa mica mai quello che può capitare, e altro che assicurazioni sulla vita, na. Un bel testamento, oh, sono fresca fresca del mio compleanno. 80 anni ho compiuto e adesso che io compio 80 anni mi sono avanzati solo due cose di buono. Uno è la memoria e l'altra non me la ricordo più. Ma adesso vaga cava, adesso nella piatta sarà il fuoco, purata adesso va. Cuore della città. Piazza Maggiore è il risultato di secolari trasformazioni che la arricchirono via via di nuovi importanti edifici. La Basilica di San Petronio, il Palazzo dei Notai, il Palazzo da Curzio, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Banchi. La creazione dell'attuale Piazza Maggiore cominciò nel 1200 con l'inizio della costruzione del Palazzo del Podestà, che prevedeva uno spiazzo antistante. Dalla sua creazione fino a tutto il XV secolo, questo spiazzo, che continuava ad allargarsi mediante acquisto di edifici da parte del comune e successive demolizioni, fu chiamato Curia Communis o Platea Communis. È proprio il periodo in cui nel Palazzo del Podestà viene inaugurato uno spazio teatrale detto Sala del Podestà o Teatro della Sala. Luogo in cui, oltre alle compagnie di comici dell'arte, si alterneranno saltuariamente spettacoli di burattini e di marionette. Altro luogo di importanza fondamentale per il teatro di figura locale è stato negli anni Palazzo da Curzio, che oltre ad essere la sede storica del nostro comune, ha ospitato dal 1976 al 1990 nei locali dell'ex Sala Borsa, all'angolo tra Piazza del Nettuno e Via Ugo Bassi, il Théâtren di Buratin, teatro stabile di burattini per le stagioni invernali, diretto da Demetrio Presini, probabilmente l'unico in Italia. Per quel che concerne la stagione estiva, i burattini bolognesi, affiancati da altre forme tipiche di teatro di figura, non bolognese come l'arte dei pupi, nel cortile d'onore di Palazzo da Curzio vengono ospitati saltuariamente tra gli anni 70 e 80, per poi tornare nel 2011 grazie al progetto Burattini a Bologna, come elemento caratterizzante dell'offerta culturale estiva del comune di Bologna. Uppla, siamo qua! Guarda che bella! Ma sì! Hai visto Sganapino? Che siamo in Piazza Maggiore? È vero! Oi ben! Anche perché quella minore non esiste! Ma guarda Ciao. Chi è! Bandera Gazelle! Addio! E chi è? Ma come chi l'è? È Cici! La Cici? Mo no! Cici! Cristian Camanzi!